dice che c'è pericolo che cada il governo e ci sarebbero danni irreversibili per il paese. Lei cosa ne pensa? C'è un dibattito in corso al Senato su questo, vediamo che cosa decide il Senato. Ma lei pensa che ci sia questo vediamo pericolo? Vediamo che cosa decide il Senato. È fiducioso sulla tenuta del governo? Vediamo che cosa deciderà il Senato. Senta, invece, io ho interesse ad avere a Roma un governo che governi, cosa che mi dia risposte, cosa che finora non è avvenuta in modo soddisfacente, anche perché in autunno ci sarà una grande questione che intendo porre sul tappeto, che è quella del patto di stabilità. Voglio fare una grande alleanza con i comuni lombardi, tutti i comuni, a cominciare da Milano, per porre la questione del superamento del patto di stabilità per i comuni lombardi, che sono comuni virtuosi. La Lombardia, vi do questo dato, nelle casse dei comuni lombardi, delle province, c'è oltre 1,5 miliardi di euro che i comuni non possono spendere per le regole folli di questo patto di stabilità. Sono soldi nostri che non possiamo spendere e la Lombardia ne avrebbe un grande beneficio. Quindi questa sarà la questione politica istituzionale principale dell'autunno e lì ci deve essere un governo che è in grado di dare risposte, se no faremo da soli. Presidente, oggi incontra i rappresentanti di Confcommercio in un momento critico per l'economia lombarda. Sì, noi abbiamo dato risposte. La più importante e l'ultima in ordine di tempo è credito in cassa, 1 miliardo di euro a tutte le imprese, comprese le imprese commerciali, per sostenerle, per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Una misura concreta ed efficace, a differenza di quella che ha fatto il governo. Quindi la Lombardia le risposte le sta dando. Un giovane che parte con un'impresa nuova ha già 1000 difficoltà, il credito, le restrizioni, deve conquistarsi quote di mercato e noi vogliamo aiutare la partenza delle nuove imprese con azzerando il costo fiscale nella parte di competenza della regione, ma spero anche di ottenere il consenso del governo per la parte di competenza statale. Senta, di questa polemica fra il comune e Dolce Gabbana, stamattina hanno chiuso i negozi della Spina. Sì, l'ho citata perché a proposito del metodo, il metodo che noi usiamo è quello del dialogo, dialogare sempre con tutti. E mi ha molto sorpreso e colpito questa reazione di Dolce Gabbana nei confronti di l'atteggiamento del comune. Mi auguro che nell'interesse di tutti torni il dialogo, poi ciascuno è responsabile delle azioni che fa, naturalmente, però bisogna dialogare, bisogna parlare, e dopodiché se avranno bisogno di spazi per le sfilate Dolce Gabbana, noi siamo disponibili a mettere a disposizione gli spazi della regione.